Ciao a tutti, sono Sofia e bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà un grosso, grande, mega book haul, ovvero tutti i libri che mi sono arrivati nel mese di febbraio. Devo essere sincera però, ho comprato solo 5 romanzi, ma ci tenevo davvero davvero tanto ad avere questi romanzi, per cui sono andata in libreria, ho fatto una mega spesa, spero che mia mamma non guarderà mai questo video, ho fatto una mega spesa e ho comprato 5 libri appunto. Il resto sono un download gratuito e gli altri mi sono stati inviati dalla casa editrice, per cui mi ritengo molto soddisfatta. Allora partiamo subito dagli arrivi della casa editrice. Allora, l'Harlequin Mondadori mi invia sempre un sacco di romanzi e io non posso far altro che ringraziarla tantissimissimo. Tra l'altro mi ha inviato anche queste tre sciarpe, sono incartate adesso, queste tre sciarpe con un bigliettino di ringraziamento per il lavoro che noi blogger, vabbè in questo caso mi state guardando sul canale, ma comunque noi blogger barra blogger facciamo, dando comunque pubblicità e visibilità alle loro pubblicazioni. Io da parte mia non posso che ringraziarli perché rendono questo... diciamo lavoro che non è un lavoro, rendono questa cosa, questa mia passione ancora più piacevole, perché comunque sentirsi coccolate, sentirsi apprezzati fa sempre molto piacere, cosa che certe case editrici a volte non fanno. Nel mio piccolo io faccio quello che amo fare, però comunque nel mio piccolo anch'io do una visibilità e nessuno mi paga per farlo comunque, e quindi ci tengo a ringraziare l'Harlequin Mondadori, così come anche tutte le altre case editrici che si impegnano a rendere questa cosa più piacevole e gratificante. Comunque, dopo questa premessa, devo dire che l'Harlequin Mondadori mi manda moltissimi romanzi, però alcuni dei quali non sono nel mio genere, quindi adesso vi faccio una carrellata di quelli che sono i romanzi che mi ha inviato e a parte due non sono molto nelle mie corde, per cui io ve li faccio vedere perché ci tengo, però non, probabilmente non li leggerò mai. Comunque, il primo che mi hanno inviato, credo, è Voglio tutto di te di Maisie Yates, Caitlin Cruz e Katie Witt. Le avrò pronunciati da cane tutti, comunque. È un grosso, grasso romanzo erotico. Mia mamma l'ha letto e ha detto che le è abbastanza piaciuto, per cui non lo so, le è abbastanza piaciuto e l'ha colpita positivamente. Poi mi hanno inviato Lasciati legare di Linda Acher e ancora La regina proibita di Anne O'Brien, questo è un romanzo storico. Per San Valentino mi hanno inviato Da quando non ci sei di Anushka Knight, e questo lo leggerò perché mi ispira. E poi un romanzo che avete già visto, e si tratta di Il mondo di cenere di Janine Frost. Questo l'ho già... ho già fatto la recensione sul mio blog, vi lascio il link qua sotto, e ne ho parlato anche nel wrap up di febbraio, per cui se volete saperne qualcosa cliccate sulla copertina del romanzo e vi riporta quel video là in cui ne parlo. Poi abbiamo... cosa abbiamo? I libri che ho comprato. Andiamo in ordine che ce li ho qua. I libri che ho comprato. Ho fatto il mio spatto. Ho comprato Il mio splendido migliore amico di A.G. Howard. Per quanto odi con tutto il cuore questa trasposizione di titolo, lo odio tantissimo, non mi piace per niente. Comunque la copertina fortunatamente è rimasta quella dell'originale, che mi piace tantissimo, e per un prezzo di 9,90 non ho potuto resistere. Poi ho comprato Four di Veronica Roth. Questo romanzo in realtà, per quanto io abbia fatto fatica a leggere Allegiant, questo romanzo ci tenevo comunque ad averlo, un po' per la collezione, per avere la collezione completa, un po' perché sono curiosa di leggere le 4 novelle, mi sembra che ci sono qua dentro, raccontate dal punto di vista di Four, appunto di Tobias.
Tobias, per quanto odi Tobias, io lo sono chiamato Tobias, però vabbè. Quindi ero molto curiosa di leggere appunto la sua parte la sua versione dei fatti. E questa copertina mi piace tantissimo perché è questo blu intenso che mi piace un sacco. E questa. Come si chiama? Questa mi piace molto. Altro romanzo, altro regalo per me, da me, è stato La fabbrica delle meraviglie di Sharon Cameron. Questo è uno steampunk, è un romanzo di cui ho sentito parlare molto bene e sono davvero molto curiosa di leggerlo. Tra l'altro, la copertina è bellissima, c'è la ragazza e la sagoma della ragazza e la sagoma del ragazzo e i capitoli dentro. Hanno questo ghirigorio sotto il capitolo che mi piace molto e la sottocoperta, allora a parte che la cosa qui è bellissima e la sottocoperta mi piace un sacco. Vabbè, comunque ho fatto anche il tour completo del libro, mi ispira molto. E poi, ultimo ma non meno importante, è Il mio primo bacio a Parigi di Stephanie Perkins. D'ora in poi mi rifiuterò di chiamarlo Il mio primo bacio a Parigi, ma lo chiamerò Anna and the French Kiss, come l'edizione francese, come l'edizione originale. Non approvo molto la copertina, non mi piace molto. Forse la copertina sì, ma il fronte del titolo no. Comunque, ho già iniziato a leggere, ho iniziato a leggerlo stamattina e sono praticamente a metà, non vedo l'ora di continuare, quindi questo video lo farò velocissimamente così posso andare a leggere. Passiamo subito al prossimo romanzo, che in realtà è un romanzo che avete già visto, perché anche questo l'ho comprato alle fiere del libro di Novegro, no, fiera del libro, fiera del fumetto a Novegro, e si tratta di Starbound. La Via delle Stelle di Marta Leandra Mandelli, è un romanzo che appunto vi avevo già fatto vedere, non sono molto sicura di che cosa parli, anzi forse non lo so proprio, comunque lei, ho letto già un paio di romanzi suoi e che mi sono molto piaciuti, mi piace molto il suo stile di scrittura, per cui l'ho preso a scatola chiusa e sono sicura che mi piacerà. Lo leggerò probabilmente molto presto. Passiamo agli ebook che però avete già visto nel wrap-up di febbraio perché li ho già letti e sono il romanzo che mi è stato inviato gentilmente dalla Newton Compton che è Buonanotte amore mio di Daniela Volonté e il download gratuito Ti ricordi di me di LSS. Di questo qui vi lascio il link qua sotto, così se volete andare a scaricarvelo gratuitamente potete andare. In più, velocemente, manga Sugar Soldier il numero 6, ve l'ho già fatto vedere negli acquisti della fiera, sempre del coso di Novegro. E in più tre fumetti che sono il prequel della Marvel Now e Incredibili Avengers 1 e 2. Questo è tutto. Questa è tutta la roba che mi è arrivata, barra ho comprato. Vi lascio in descrizione il video del mio wrap-up di febbraio, per cui potete guardare là quali di questi romanzi ho già letto e per cui potete avere un'infarinatura di quello che ho pensato di quei romanzi lì, di questi romanzi qui. Di quelli che ho scritto la recensione, vi lascio il link qua sotto e basta. Sono solo curiosa di sapere voi cosa avete ricevuto, comprato, scambiato, trovato per terra e chi più ne ha più ne metta. Fatemi sapere qua giù nei commenti e ci vediamo al prossimo video che sarà naturalmente la TBR di febbraio, che però potete già intuire perché tutti i libri che ho comprato li leggerò questo mese. Comunque, al prossimo video.